Fa una bombetta? Casa bassa con queste bombette, insomma, siamo 15 anni. Vabbè, mamma che abbiamo smorfinato tanto bene tutto il pomeriggio, ma che t'ha presa la botta salutista? Sandro, purtroppo sei una persona limitata in questo. Perché tu stai ancora a pensare ai capponi, ai pangoccioli, a ricchi e morti. Basta, guarda me. Che devo guardare? Niente, è modo di dire. Però devi ampliare i tuoi orizzonti. Io, per esempio, ci avrei un progettino. Te dico solo tre parole. Amsterdam. È un paese dell'Olanda, Paesi Bassi, Nederland, tulipani, zoccoli, nobildonne in vetrina. La conosco Amsterdam, ci siamo stati 7 volte, ma pure discretamente rotto le Ma palle. che c'entra, Sandro, ci siamo stati quando eravamo pischelli? Che avremmo mai fatto? Due coffee shop, un giro nel quartiere a luci rosse, due canali. Perché mo che vorresti fare, E stesse cose, però mo c'abbiamo 30 anni, c'abbiamo un'altra mentalità, un'altra testa. sentimo? Agla, ma che cazzo stai a dire? Sarebbe la solita vacanza Amsterdam. Arriveremo a Ciampino alle 5:45, morti di sonno dopo aver speso mezza piotta dei taxi, perché nessuno ci avrà voluto accompagnare a quell'orario insensato. Come al solito ci ritroveremo a pagare altri 50 euro a testa per imbarcare il bagaglio, perché non ci avremmo capito un cazzo e non avevamo letto che a quel prezzo potevamo portare a bordo solo la trussa da bagno. Piglieremo un aeroplanino magico con partenza alle 6:15, uno di quei bei low cost presi 8 mesi prima a 9,90 euro. Se imprenderemo già la messa in moto dell'aereo che farà lo stesso suono dell'SH50 che ci avevi al liceo e se faremo un bel viaggio di 3 ore con le ginocchia in bocca. Una volta arrivati ci renderemo subito conto di essere atterrati in una ceccana olandese in cui non ci sarà traccia dei papaveri, tanto meno dei mulini o canali. Se faremo così 2 ore di pullman pareva veramente Amsterdam, rigorosamente con le ginocchia in bocca pure là. Mamma mia, sai, è ovvio che i viaggi sono un minimo pesanti e con qualche insidia, però poi una volta arrivati. Se ritroveremo in un meraviglioso tugurio gestito da un italiano in trallazione che si fingerà olandese, avremo così preso la seconda crepa su due. Se fioneremo diretti a un coffee shop per fumare. Come al solito, se faremo prendere la mano, inizieremo a ordinare tutti i bomboni e via, saprone e danze, una canna in zucchetto, una canna in zucchetto, Una una canna canna in in zucchetto, zucchetto. una canna in zucchetto. Ci salirà la tramva tutto insieme, usciti dal coffee shop inizieremo a vedere tutti i colori pastellati tipo GTA. Se faremo 4 ore e mezza la strada ride per una cosa senza senso e alla fine se infileremo nel primo fast food per farcela scendere. In fame chimica se mangeremo 4 bacon cheeseburger, una cartonata ad anelli di cipolle, patatine fritte a stecca e peffini in bear brownie all'erba. Boom! Altra smostrata. Non sapremo più chi siamo, dove siamo, in che anno siamo e come ci chiamiamo. Il giorno dopo ci risveglieremo nel nostro ostello di merda senza sapere nemmeno come ci siamo arrivati. Saremo divorati dai sensi di colpa per i bagordi della sera precedente e ci puniremo spaccandoci le palle con diverse gite organizzate. Nell'ordine: mulini a vento, museo di Van Gogh, crociera sul canale e museo delle cere di Madame Tussauds, dove faremo un bel surfone con quel roscio de Trump che fa sempre ridere. A quel punto avremo finalmente ripulito le nostre coscienze e sarà proprio allora che arriverà quel momento terrificante. I funghetti. Lo stesso italiano dell'ostello ci proporrà questa esperienza metafisica, gli allucinogeni. Li pagheremo quanto una cena da Massimo Bottura. E arrivati nella stanza li tireremo fuori. Ma che sono champignon? Che ti devo dire, questi mandato? Vabbè, famoci una pasta. Dai, casomai vado a rimediare un po' di prezzemolo, famo una aglio, peperoncino e champignon e dopo. Se faremo una bella spaghettata con gli champignon e poi lui, il bombone con una delle erbe più potenti sulla terra, l'amnesia. Quanti ricordi? Sì, solo che mo c'avemo 30 anni. E beh? Beh, a quel punto ci farà un effetto devastante. Dormiremo fino al pomeriggio di 2 giorni dopo, data in cui avremo l'aereo di ritorno che prenderemo per il rotto della cuffia e altri 50 euro per riportarsi i bagagli a casa. E altre 3 ore con le ginocchia in gola. Fine del nostro geniale viaggio ad Amsterdam. Beh, quindi che proponi? Ecco qua, vai su XXX Joint. Tiè, tutta legale, così non ci sorgono le paranoie. Bello. C'hanno pure H4CBD e il fumo. Pia tutto, vai. Pia, pia. Ammazza, che hai volato? A disposizione, dottore. Grazie. Salve. Thank you.